I solenni festeggiamenti in onore di San Corrado, patrono di Noto, si sono svolti anche quest'anno nella chiesa dell'Epifania del Nostro Signore di Scarborough. La celebrazione è iniziata con l'ingresso in chiesa dei portatori degli stendardi di San Corrado, dell'Addolorata e del Cristo Morto, dei portatori dei cili, grossi fusti con le scene della vita del santo e la reliquia di San Corrado. La solenne messa è stata celebrata dal reverendo padre Domenico Retture, il quale nell'omelia ha parlato ampiamente della figura del patrono San Corrado Confalonieri, terziario francescano di Piacenza, che visse da eremita in una grotta a Noto in provincia di Siracusa, dove morì nel 1354. Nei pressi della grotta venne eretto il santuario di San Corrado di Fora. Quella di San Corrado è una tra le più belle feste religiose della Sicilia e se la tradizione continua a Toronto lo si deve a un gruppo di devoti con a capo il presidente Corrado Barone ed Egidio Cortinovis che con grande impegno e devozione organizzano ogni anno i festeggiamenti con la partecipazione dei devoti e della comunità. Grande è l'affluenza dei siracusani oriundi di Pachino, Noto, Avola, Rosolini e di altri centri della provincia. Al termine della messa è stata benedetta la reliquia di San Corrado e i festeggiamenti sono proseguiti con un incontro sociale nella sala parrocchiale e la tradizionale sagra del dolce. Ed egli si presentava insegnando e facendo miracoli. Ora, questo del fare i miracoli attirava un sacco di gente